Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Proviamo la cintura. Eccola qua. Come andiamo? Come andiamo networker? Come andiamo networker in fasce, networker leader, eccetera eccetera. Aspettate ragazzi, qua che mi devo organizzare. Sapete io. Ok. Ciao ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Come andiamo? Allora, qua è una giornata bellissima a San Marino. E è un mese fantastico. Settembre il network va da Dio. Come vi vanno i fatturati? Scrivetelo nei commenti. Come sta entrando gente? Come è andato agosto? Noi agosto è andato abbastanza bene. Abbiamo solo fatto il record di arruolamento della nostra storia. E settembre anche da Dio. È partito alla grande. Siamo già più 36%. Insomma, settembre va alla grande. È uno di quei mesi dove il network spinge veramente tanto per tutti, anche per le aziende che non funzionano. E ragazzi, in questo video vi voglio semplicemente dare una comunicazione molto breve, molto diretta. Se non è semplice, scappa. Cosa significa? Che alla fine dei conti, tutto ciò che non è semplice, che viene architettato con grande maestria e dura 3-4 giorni e serve per manipolarti, cioè non c'è bisogno della serie, non c'è proprio bisogno. Tu sai benissimo che anche se non lavori con me, io lavoro in un'azienda che vende un frullatino, sostanzialmente. Anche se un po' ce la tiriamo, facciamo un beverone. Ed è molto facile spiegare alle persone cosa facciamo. È davvero semplice, perché vendiamo un frullato che costa 2 euro. Di questo frullato, quando viene venduto e qualcuno lo mangia, l'azienda si tiene un euro e l'altro euro viene destinato alle persone. E quindi se ne vendi un po', guadagni un po'. E se trovi un po' di gente che ne vuol vendere un po' e guadagnare un po', te guadagni un po' sul loro un po'. Punto. Molto semplice. È un pasto. La gente mangia. Scusate, vediamo se è urgente. No, ok. È un pasto. La gente mangia tutti i giorni. E mangiando il nostro alimento sta un pelino meglio perché è equilibrato, è certificato, costa meno dei pasti normali. E quindi mentre lo mangiano, chiunque risparmia sta meglio. Poi anche soddisfatto rimborsato, quindi quello aiuta. Ma è semplice, cazzo, lo capiscono i muri. E tutto ciò che non è semplice è stato architettato per nascondere qualcosa, ricordati. Per cui se non è semplice come spieghi alla gente le cose, oppure l'opportunità che vedi, io ho visto tantissime aziende rinchiudere persone 2 giorni, manipolargli la testa per fargli dire di sì. Cazzo, ma cosa nascondi dietro della serie? Attenzione, deve essere semplice, devono tornare i conti. A parte che se non è semplice, non è per tutti. E se non è per tutti, è una truffa. O se non glielo dici prima, glielo devi dire, guarda, non è per tutti, perché non è semplice, è difficile. Devi avere X competenze per arrivare a guadagnare Y, devi darti 2 anni. Ma tu non glielo dici questo, se no non entrano. Gli dici che è facile. E quindi deve essere semplice e deve essere per tutti. Ma una cosa per tutti deve essere semplice, deve essere comprensibile, veloce, duplicabile, che abbia senso. Non deve necessitare dei 2-3-4 giorni in aula per essere spiegato, altrimenti non è semplice e altrimenti nasconde qualcosa. Nasconde qualcosa. Quindi ragazzi, è importante che da networker capiate: 1. Se siete in un'azienda che ha una presentazione di 6 ore e tre quarti, oppure che per arruolare un cristiano deve spiegare 6 ore, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna, oppure c'è qualcosa torna che non cosa. Perché? Ho visto fare delle cose a delle aziende veramente, cioè, deve essere semplice, la gente capisce e lo può fare. Se invece tu da networker rendi le cose troppo difficili, beh, ricordati che ti stai dando la zappa sui piedi, perché quando qualcosa viene spiegato in maniera difficile non è comprensibile. Nella mente comanda la semplicità sempre, e quindi assicurati di rimanere il più semplice possibile, di non fare le cose difficili alle tue persone che lavorano con te. Se lavori in un'azienda che fa della semplicità il suo mantra, e sia benedetta la tua azienda, sia benedetta la tua azienda, perché ripeto, facciamo un prodotto che costa 10
e quando viene venduto, se qualcuno lo compra, l'azienda si tiene 5, noi ci teniamo 5 e guadagniamo un extra. Se, trovando altre persone che lo vogliono vendere e guadagnare un extra, noi abbiamo un extra sul loro extra. Punto. Fine della storia. Cioè non è più difficile di così. La spiegazione del tuo network non è più difficile di così. La domanda vera è: chi cazzo vuole questo prodotto o servizio là fuori che non sia disinteressato al business che c'è dietro? E nel 99,9% dei casi la risposta a questa domanda è nessuno, neanche tua mamma, neanche tua mamma o neanche il tuo parente più stretto che ne ha bisogno, perché non lo vuole da te, lo va a prendere da qualche altra parte. Ed è per questo che è necessaria oggi una strategia per avere consumatori, cioè per avere gente che vuole quello che tu compri, che sia un prodotto o un servizio. Ma anche se per fare clienti deve essere troppo difficile, c'è qualcosa che non va sotto. Quindi diffidate di tutti i sistemi complessi, diffidate di tutti i conti che non tornano. State attenti, ragazzuoli, perché c'è tanta gente che ripone speranze, sforzi e sacrifici in qualcosa che può essere smascherato semplicemente capendo che non è semplice. Il network è banale, è semplicità pura. Vendo prodotto o servizio a un euro, metà se lo tiene l'azienda, metà me lo da me, punto, fine della storia. Trovo un po' di persone che lo vogliono vendere e faccio un extra con una rendita sui loro guadagni, punto, fine della... Cosa c'è di così difficile da capire? È chiaro che se quello che vendi perché l'azienda di network è un'azienda che vende attraverso le persone, non lo vuole nessuno, allora sì che devo diventare bravo a manipolare la gente, davvero. Ah, cazzo, se non me lo compra nessuno, devo diventare il lupo di Wall Street. È normale che devo fare corsi di 8 giorni per avere un sì. Ma se una cosa è semplice, chiara e funziona, un sì lo ottieni in 15 secondi. Perché la promessa del network la sposano tutti. Tutti entrano nei network. Perché? Poi è vero che escono anche tutti, perché non ci sono aziende serie e non ci sono strumenti validi e non funziona e non mantiene la promessa. Ma nel network entrano tutti, vuol dire che la promessa piace a tutti. A chi non piace una rendita, dai? A chi non piace un pagamento automatico sul lavoro di altre persone, con una leva infinita? Impossibile. È solo che non funziona mai. Perché? Perché è difficile, c'è sempre l'inghippo dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è mai stato per tutti, è stato sempre una cosa difficile per pochi. Noi la stiamo facendo diventare una cosa semplice per tutti, proprio l'opposto. Quindi mi raccomando, se non è semplice, scappa. Quindi, se la tua azienda non fa una cosa semplice, scappa. Se te la spiegano in modo difficile, scappa, non funziona. Ok, mi raccomando, semplicità, ritorno alle basi. Nel network marketing, di meno è di più. Buona giornata, vai vai. È facile, è semplice.